E adesso in 5 minuti, e abbiamo concluso, voglio rivisitare con voi la maestria d'amore dimostrata dalla testimonianza di Paola, perché, come avevo preannunciato, ascoltandola, vedrete voi stessi, nell'ordine esatto con cui Paola ci raccontò delle cose. Ci parla di accettazione, vi ricordate? Parlava di sottomissione e rassegnazione. Ha usato tutti e tre i termini, ma vedete che ci sono frequenze diverse? Sottomissione è una frequenza. Ok? La sottomissione può portare a una rassegnazione ancora più bassa. La sentite? Ecco, questo stato di sottomissione e rassegnazione, lei non ha parlato in questi termini, però in un precedente, o forse quando, vabbè, comunque mi ricordo che lei parlava della cultura femminile del sud, della Basilicata, non l'ha associata lei, lo associo io, poi magari lei ci dirà se è vero o no. La cultura femminile è stata radicata per forza di cose nella sottomissione. È stata sfruttata, malmenata. E lasciamo perdere tutto il resto perché la violenza è orrenda con cui la donna è stata trattata per stare in un regime di sottomissione, no? Da questo punto la donna come si è salvata? Spesso andando a infilarsi nella rassegnazione. Nella rassegnazione ha costruito un mondo chiuso, ha chiuso la sua anima, ha chiuso i suoi sogni, chiuso, e ha pensato al bene dei figli, al bene della casa, al bene delle cose. Si è presa cura di questo mondo di pazzi, di come poteva fare lei con le forze residue. Questa è la rassegnazione. L'accettazione, però, che emerge da Carmela prima, e forse poi Paola, io non posso dire perché non avendola conosciuta, mi affido solo a quelle poche parole che ci sono arrivate. Però qui è chiaro che, per come la postura di Carmela è stata di grande saggezza, di grande amore, quindi è chiaro che non era più sottomissione, e certamente non era rassegnazione, ma era l'evoluzione di quella frequenza, che noi possiamo e dobbiamo spingere che avvenga prima possibile, perché non diventi rassegnazione la sottomissione, non diventi vittimismo, autocommiserazione, è un pasticcio enorme entrare in quella frequenza. E trasmutare in ottava superiore l'accettazione, l'accoglienza, accoglienza, accettazione, accoglienza, è qualcosa che a Carmela è accaduto ed è primo insegnamento. Sentì con anticipo ciò che stava avvenendo e ci educò alla sua assenza nella sua presenza, diceva Paolo, non so come dire. No, l'hai detto benissimo. Bellissima anche questa cosa, addestramento alla sensibilità. Spesso chi segue i miei cerchi sa che sul tema della maternità in vari modi ci sono entrato. E l'essere madre, ho detto più volte, è fatta da due cose, dalla presenza e dall'assenza. La prima forma di assenza piena d'amore, la madre, la vera madre, ce l'ha quando spinge il figlio dall'utero perché non sia più uno con se stessa, ma sia uno a sé. No? Questo svuotamento. Io sono io e tu sei tu. È un gesto naturale, biologico, però la madre madre lo consapevolizza e sa l'importanza dell'assenza. Io spiego, racconto spesso una scena in un film di Ray Charles, sulla storia di Ray Charles, non l'ho visto, racconto sempre questa scena che è del trailer, dove si vede Ray Charles perde la vista evidentemente a 4, 5, 6 anni, qualcosa del genere, e quindi entra in cucina con gli occhi così e facendo mamma, 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 tutto spaventato perché erano le prime volte che non stava riuscendo a vedere, no? Quindi erano momenti forti, i primi che non riuscivo a capire. E
questo bimbo che entra spaventatissimo in cucina cercando la mamma. La telecamera piano piano non si sente nessuna risposta, quindi è come se fosse vuota la cucina. Invece la telecamera si sposta e inquadra la madre che piange nell'angolo, zitta, muta, e ha regalato con grande amore l'assenza. In quel momento dare la presenza sarebbe stata la morte. Ha regalato l'assenza. Quando la madre sa regalare l'assenza, allora è una madre. E questo è bellissimo quello che poi ci ha raccontato tu. Vivere credendo nel miracolo, ma accettando le possibilità più infauste. Le parti che vogliono di noi, che vogliono farci guarire, non è che non le dobbiamo prendere sul serio, dobbiamo prendere in giro, no, ma le dobbiamo anche un po' saper assecondare. Il punto è non avere aspettative. È l'aspettativa che ci frega, l'aspettativa del risultato. Tu con gioia prenditi cura del tuo corpo, della tua salute, ma per morire bene, non per non morire. Perché poi, se le impossibilità ci sono, di cose infauste arrivano, io devo essere preparato. Onestà e trasparenza sullo stato clinico e desiderio di lasciare il corpo da sveglia. Qua si dicevano le cose tra di loro, si raccontavano davvero come stavano, quante bugie diciamo quando siamo ammalati noi e non facciamo sapere ai figli o viceversa. Quindi qua si dicevano le cose come stavano, si devono saper dire, ma si dicevano le cose come stavano, e lei voleva essere sveglia, quindi non voleva neanche prendere la morfina. Ma chi gliel'ha detta questa cosa? Chi gliel'ha detta? La coscienza, l'amore, no? Perché voleva essere presente. Quindi 10 giorni prima della morte il rapporto con il dolore cambiò. Rifiutò la morfina. Gli ultimi giorni per essere cosciente e presente ai cari. L'importanza di essere cosciente, di non voler fare il passaggio privo di intorpidita, ecco. Grande saggezza. Sistemazione delle cose irrisolte. Parlavi tu, no? Degli affetti, dei cari. Tutto questo anno di preparazione ha dato questa possibilità. Contatti con entità di altre dimensioni, no? Anche tu ci hai raccontato che lei stava. Mi faceva capire che stava vedendo qualche parente, qualche altro. Poi a un certo punto, capricci, resistenza, l'ultima sfida, l'ultima resistenza. Non voleva più morire, non voleva più morire. Era l'ultima lotta quella, no? Subito dopo questa lotta, hai detto che è cambiata completamente, è sembrata che si è voluta tuffare come lanciata da un trampolino. Già, esattamente così. Nei 3-4 giorni successivi, come fosse esploso il suo cuore e tutti i pezzettini avessero invaso tutto, con l'esplosione eterica di cui parlavamo. Ah, oh, che dire. Grazie a Paola. Comunque adesso poi apriamo i microfoni e vediamo. Ci dedichiamo a noi.